la storia di Alex e Nicole. Alex e Nicole si conoscono fin da quando sono bambini e Alex regala a Nicole un braccialetto con scritto Together Forever. E Nicole è sempre stata innamorata di lui, ma non ha mai avuto il coraggio di dirglielo perché lui la vedeva sempre come una migliore amica, ma mai come un'ipotetica fidanzata. Fino a che, dopo che lui e Emma si lasciano, capisce di essere anche lui innamorato di lei e si mettono insieme. Sì, perché Alex in realtà ci impiega un po' a capire che gli piace veramente Nicole, perché i ragazzi a volte sono un po' più lenti, ragazzi, capita. E quindi Alex vede Emma, una bellissima ragazza, si ha un feeling per lei, però in realtà alla fine capisce che il suo vero amore è Nicole. Seconda stagione, vai. Allora, nella seconda stagione Alex deve partire per l'America. Perciò succede un casino, Nicole è triste. Fino anche a lui, che... anche Alex è triste, non è contento. Poi io mi ricordo solo che Alex arriva dicendo che non parte più. Questa è la mia storia della seconda stagione di Alex. No, dai. Poi cosa succede? Allora, sì, parto, non parto, poi non parto. Oh, ma stai scherzando, non ti ricordi di cosa è successo nella seconda stagione? David! Ecco, io me lo ricordo. Allora, in pratica, Nicole si innamora del cuoco, David. Cioè, non tanto, perché alla fine si è innamorata di Alex, però è indecisa tra David e Alex. Capito. Però alla fine diventa con Alex. È così. Poi in realtà... Ok, aspetta, lo dico io. Vai. Alla finale della seconda stagione, Nicole dice a Alex che non vuole più continuare. E lui gli dice se è la loro relazione o la band. E non si sa. E poi si scopre nella terza stagione che Nicole lascia entrambi. Poi cioè, non ci rimettiamo più insieme, vero? Fino alla fine. Vero? Sì. No, esatto. C'è Clio. Poi Nicole si sveglia che gli piace di nuovo Alex. Allora però Alex comunque... Io sono partita prima però. Sì. Vai alla scuola... No, questa è la terza stagione. Tu stai dicendo che te ne sei andata? Vabbè, sì, è vero, me ne vado. Quando torno, lui mi guarda e io lo guardo e... Il pezzo clou, mamma mia, Eleonora. Allora, il pezzo clou è che a un certo punto Alex sta cantando una canzone, ma non si rende conto che il testo di quella canzone l'ha scritto in realtà Nicole. Solo che alla sua esibizione finale, al Blue Factory, quando Alex si presenta come Alex Leoni e non più come Nobody, capisce che in realtà la canzone l'ha scritta Nicole per lui e quindi parte questo bacio romanticissimo e alle fuochi d'artificio. La storia tra Alex e Nicole è secondo me una delle più belle comunque delle stagioni. È una storia che secondo me tutti vorremmo avere, è bellissima. È anche bello pensare che poi loro continueranno a stare insieme fino alla fine e mi hanno regalato tante emozioni e mi hanno anche aiutato a crescere. Quindi una bellissima storia.